Abbiamo con noi Andrea Virgilio, che è stato capogruppo del PD in Consiglio Provinciale e che oggi è candidato al Consiglio Comunale di Cremona, lista del PD, che sostiene il sindaco Daniberti. Essendo in provincia, avrei seguito le questioni che riguardano il lavoro e quindi la crisi economica a livello provinciale, eccetera. Che cosa ci puoi dire riguardo, nel senso quali sono i problemi, quali sono eventualmente le prospettive che in sede locale si possono prefigurare. Prego. Sì, questi 5 anni sono stati gli anni in cui la crisi è arrivata in modo prepotente nel nostro territorio. Basta pensare che gli ultimi dati ci parlano di 40.000 cittadini della nostra provincia iscritti ai centri per l'impiego. Penso che se da una parte le istituzioni sono state, come dire, anche in grado e sensibili nella volontà di affrontare le situazioni di emergenza, vedi per esempio la questione Tamoil, ma vedi la questione anche di un sistema di piccole e medie imprese che sono entrate in difficoltà. C'è un problema invece di carattere strutturale rispetto invece alle politiche attive per il lavoro. E da questo punto di vista quello che è mancato in questi anni è una capacità da parte dell'ente di riferimento, e faccio riferimento in modo particolare alla provincia ma anche al comune capoluogo, di costruire un'idea di sviluppo del territorio. Basta pensare al fatto che rispetto alla provincia il documento strategico, che era il documento che in un certo senso doveva dare al mondo produttivo un punto di riferimento, è stato arenato, nonostante la volontà da parte dei sindacati, delle forze sociali, ma anche di alcune categorie economiche, penso per esempio all'associazione industriale, di contribuire a uno stimolo di senso e a idee progettuali. E questo è, come dire, il problema di questi anni, il fatto che è mancato un raccordo e un coordinamento fra gli enti locali principali, in modo particolare fra l'amministrazione provinciale e il Comune di Cremona. Se vogliamo fare un esempio concreto, basta pensare alla vicenda dell'Expo nel nostro territorio. La protagonista è stata la Camera di Commercio e le realtà economiche. È stato invece molto marginale il contributo del Comune di Cremona e dell'amministrazione provinciale. E poi ci sono, come dire, altri problemi. Noi siamo in una fase di revisione e rivisitazione del ruolo degli enti locali. È in atto la riforma delle province, c'è tutta la partita relativa alle gestioni associate dei comuni. Credo che da questo punto di vista gli enti locali debbano in un certo senso cambiare pelle per coordinarsi meglio, per costruire delle reti istituzionali e un raccordo migliore con il mondo produttivo. Questo aspetto è un aspetto che è venuto a mancare perché quello che è prevalso dentro questo territorio, che è un territorio straordinario, però è un territorio che da una parte fortunatamente ha tantissime peculiarità, tantissime identità. Però queste identità vanno messe assieme, vanno coordinate. E invece quello che è prevalso è una logica microterritoriale. E così, per esempio, rispetto a partite importanti come la partita per esempio di Tencara, l'amministrazione del Comune di Cremona ha preferito investire su una sua area industriale specifica, senza ragionare in termini di rete. Ed è questo, a mio avviso, l'elemento che ha un po' accompagnato questi anni. Si è preferito affrontare la questione occupazionale dal punto di vista semplicemente dell'emergenza, non da un punto di vista di un progetto o di più progetti strategici. E su questo versante io credo che la proposta programmatica di Gianluca Galimberti vada proprio in una direzione opposta, va nella direzione invece di concepirci anche con una certa ambizione, con una certa prospettiva, partendo anche dalle opportunità che ci possono essere. Ecco, quali sono i punti forti della proposta di Galimberti? Ma i punti forti, innanzitutto credo che il punto strategico rilevante
è quello di investire sui nostri talenti, sulle nostre eccellenze. Cremona magari non ha una grande, come dire, peculiarità di distretto industriale, ma ha ottime filiere, penso per esempio al settore agroalimentare. E da questo punto di vista non si sono valorizzate appieno le nostre competenze, le nostre peculiarità. Se pensiamo alla partita e alle possibilità che ci dà l'Europa, si parla tanto di elezioni europee, però magari spesso e volentieri si trascurano alcuni elementi di opportunità che l'Europa può dare ai territori. Tutta la partita relativa ai finanziamenti europei, non sempre queste risorse sono arrivate nel territorio. E quando sono arrivate, parlo di finanziamenti europei, ma parlo anche di finanziamenti regionali. Penso per esempio alla partita del distretto del commercio, dove la nostra provincia è effettivamente riuscita ad ottenere risorse, però nel momento in cui queste risorse le vai a distribuire a pioggia sul territorio, non costruisci un progetto strategico, non va da nessuna parte. E la proposta politica di Galimberti è quella innanzitutto di mettere insieme enti locali, il mondo produttivo, le categorie economiche, per costruire una serie di progetti condivisi. Un altro aspetto, a mio avviso, rilevante è tutto il discorso della semplificazione, perché le nostre imprese hanno bisogno, come l'acqua, della semplificazione dal punto di vista di servizi informatici, dal punto di vista dello sportello unico per le attività produttive che deve realmente essere funzionante. Le nostre imprese hanno bisogno, per esempio, di un migliore accesso al credito, e da questo punto di vista il comune di Cremona, il comune capoluogo, potrebbe avere una funzione rilevante nel rapporto con gli istituti di credito. Un altro aspetto, a mio avviso, rilevante è quello di un investimento sui nostri giovani, perché nella nostra provincia ci sono 9.000 giovani che si trovano in una situazione di limbo perché non studiano e non lavorano, e coloro che magari detengono competenze non se ne stanno nel nostro territorio e preferiscono il pendolarismo oppure un saluto definitivo alla nostra città. E da questo punto di vista credo che invece costruire un piano locale giovani capace di valorizzare percorsi di start-up aziendali debba essere al centro dell'attività di una amministrazione comunale, tenendo conto che la riforma delle province porterà a un maggiore ruolo del comune capoluogo. Probabilmente il presidente della provincia sarà il sindaco del comune capoluogo, e questo richiede da parte del comune capoluogo la sfida culturale di non guardare semplicemente il proprio ombelico e le risorse che sono collocate all'interno delle proprie mura, ma cercare di valorizzare invece quello che sta intorno, cercare sinergie. C'è tutta la partita relativa alla cultura che per esempio va valorizzata non in termini di distribuzione a pioggia di risorse, ma valorizzando quelle che sono le risorse che il nostro territorio può dare. Tutta la partita relativa alla liuteria, per esempio. Quindi il rilancio della città passa con la sconfitta di Perri e la vittoria di Galimberti. Sì, senza ombra di dubbio. Credo che la proposta politica di Galimberti è una proposta politica che non mette questa città sotto le luci della rassegnazione, ma l'obiettivo della sua proposta politica, che è anche la nostra proposta politica, è quella al contrario di aggredire il cambiamento attraverso processi di innovazione.